Ciao, benvenuti e bentornati nel mio canale. In questo nuovo video volevo girare insieme a voi realizzare insieme a voi un make-up incentrato principalmente sulla base, nel senso un make-up leggero, quindi poca roba sugli occhi e sulle labbra, però volevo fare tipo una specie di base perfetta, quindi leggera, un po' glowy, puntando appunto sull'avere una base perfetta, tra virgolette, tra mille virgolette chiaramente. Allora, per prima cosa voglio utilizzare questo fondo che non utilizzo da tantissimo tempo e mi ricordo mi piaceva da matti proprio, ed è l'Infaillible 24 ore Fresh Wear di L'Oreal. Eccolo qua. Nella tonalità 110. Lo applicherò con, lo vedete, molto liquido, molto leggero. Lo applicherò con la spugnetta, perché sapete, io applico tutto con la spugnetta. Non so perché mi è venuto in mente di fare questo video, però in realtà ha molto senso perché io on daily basis, se vogliamo dirla così, quindi diciamo giornalmente non mi trucco, però se devo truccarmi con appunto un make up tutti i giorni, io opto sempre per appunto base perfetta e poco make up sugli occhi e sulle labbra. Poi chiaro, a me piace tantissimo truccarmi, quindi diciamo che passo da un estremo all'altro, però sì, appunto, se non ho molto tempo, eccetera, questo è il make-up su cui punto. Poi sì, in ogni caso mi piace tantissimo truccare gli occhi, ciglia finte e quant'altro, però appunto non è una cosa che faccio, chiamiamola, da tutti i giorni, ecco. So che ad esempio qui, non so se voi lo vedete, comunque qui ho un brufolo enorme e anche qui e qui, non sono enormi però questo sì. E appunto sui punti dove ho, diciamo, più bisogno di coprenza, vado semplicemente col correttore. In linea di massima, il mio correttore preferito è, anzi, il mio correttore preferito è il NABLA Close Up Concealer. Eccolo qua. Questa è la tonalità Light Ivory, però mi va benissimo anche la Ivory, quindi vado ad applicare lui. Punto qui dove ho i brufoletti. Di questo correttore ne basta veramente poco perché è molto coprente. Poi comunque questo è quasi finito, questo nello specifico, ma ho già il mio backup. L'ho portato anche come base per la palpebra mobile e fissa, per eventuali ombretti. Io non utilizzo mai delle basi specifiche, ma utilizzo il correttore perché mi trovo bene così. Utilizzo come cipria la Essence Brighten Up, sapete essere la mia cipria preferita in assoluto. Non esagero con la cipria, diciamo che non mi piace l'effetto appiccicoso dei fondi o dei correttori, per cui la uso sostanzialmente per quello, anzi, visto che ci sono. Un casino qui. Vado ad utilizzare Morfeo della Mulac, che è questo. Ed è proprio il mio colore per il contour. Tra l'altro le polveri Mulac, come vi dico spesso, sono molto valide. Vedete, danno un bel effetto, ombreggiatura. Come blush utilizzeremo quello che appunto
ho nella mia palettina delle polveri Mulac ed è Of Course, molto carino, è un colore caldo pescatino. Con questo vado con calma perché è molto pigmentato. Ora vado con l'illuminante. Prendo la Fiesta Cheeks della Mulac, che mi piace tantissimo. Sfortunatamente mi si è disintegrato l'illuminante più figo del pianeta, però noi continueremo ad utilizzarlo imperterrite. E vado a prendere appunto lui, che non ricordo assolutamente come si chiama. Anyways, è bellissimo, è un dorato, tipo però un po' verdino e iper illuminante. Lo amo. È proprio giallo verdino, cioè una figata. Ora, visto che ce l'ho, vado ad utilizzare il Fix Plus della MAC. Ok. Ora spengo e vado a farmi le sopracciglia e poi torno. Ok, per quanto riguarda gli occhi non vado a fare nulla di particolare. Voglio mettere solo mascara e leggermente, ma proprio un velo, di un colore di transizione. Prenderò magari Myself, anche questo. Siccome non vi ho mai fatto vedere il mascara di Elf, veramente l'effetto che fa, ve lo farò vedere oggi. Questo è il Plump It Up. Eccolo qua, è quello che abbiamo, sì, che ho comprato l'altra volta da Douglas. Allora, preleva parecchio prodotto, quindi magari scaricate un po' il pennellino, scovolino. È un po' da lavorare, però fa un effetto che è bellissimo. Inoltre è una formula molto secca. Mi sono anche sporcata. Bene, comunque questo è l'effetto. Vi zoom un attimo. Ok. Questo è l'effetto con mascara, questo senza. Devo dire che è molto carino. Mi sono sporcata un sacco sulla palpebra, ma poi puliremo. Sulle labbra ho applicato Teran della Mellow Cosmetics, che è uno dei miei rossetti preferiti da quando l'ho trovato nel calendario dell'avvento, cioè lo adoro, mi piace tantissimo come il colore sta su di me, ed è questo. Mi piace veramente tantissimo e sotto, semplicemente per contornare le labbra, ho applicato la matita di Nabla Closer, che è questo colore qui. Non ci azzecca tantissimo, questo è molto più rosato, però giusto per contornare un attimo le labbra. E nulla, questo è quanto direi. Come vi dicevo prima, quando esco, che magari non ho tempo oppure non sono nel mood, non ho voglia di fare dei trucchi impegnativi,
questo è quello che faccio e devo dire che mi trovo molto bene, mi piace molto e mi fa sentire molto più, sì, diciamo, carina e curata, però comunque non essendo appunto un make-up esagerato, ecco. E nulla, io spero che questo video vi possa essere stato di spunto, d'aiuto, insomma, o semplicemente che vi abbia fatto passare, non so, 10-15 minuti così in relax. E nulla, vi ricordo, se vi va, di iscrivervi al canale, lasciare un like e un commentino a questo video perché mi sono molto di aiuto, ecco. E di seguirmi su Instagram, lì sono anche abbastanza attiva, insomma, ve lo lascio scritto in sovraimpressione. E nulla, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!